questo progetto siamo andati ad operare in un contesto molto stimolante e particolare. Si è trattato di un giardino immerso nel bosco, quindi un giardino intimo, protetto, all'ombra di grandi alberi. E allo stesso tempo però, per l'andamento digradante del terreno, si trattava di un ambiente aperto sul paesaggio circostante. Un paesaggio caratterizzato da splendide montagne e da panorami che si estendono a perdita d'occhio. Proprio dalla commistione di questi elementi così diversi è scaturito un giardino molto interessante. Siamo andati a creare dei terrazzamenti che spingono ad entrare in giardino. Sono dei lunghi viali inerbiti che portano a delle aree riservate alla lettura, al pranzo, ad un laghetto. Da qui però si dipartono dei sentieri che entrano nel bosco. Quindi si lascia la natura amica, domestica, per entrare in un ambiente chiuso, diverso, più misterioso. I sentieri conducono alla parte bassa del giardino, occupata da un frutteto, da un orto, un luogo intimo, protetto dalle grandi alberature e però aperto sul cielo variabile della montagna. Quindi un giardino che vive di contrasti e di contrapposizioni che lo rendono interessante e stimolante. Un giardino intimo e protetto, ma allo stesso tempo che si apre sul panorama circostante. Un luogo amico in relazione alla casa e che però diventa selvaggio e misterioso. Questo dimostra come sia fondamentale per il giardino inserirsi nel proprio contesto e interpretare il genius loci al meglio.